Siamo qui con l'astronauta Villadella, appena rientrato da una missione spaziale. Come è andata e di cosa vi siete occupati durante questa missione? La missione Axiom 3 è andata benissimo, è decollata il 18 di gennaio ed è rientrata il 9 di febbraio, è diventata la missione breve, 21 giorni più lunga della storia, ed è stata una missione densa di attività, ricerca scientifica, innovazione tecnologica, peraltro la prima missione composta completamente da astronauti europei, e una missione che è stata organizzata insieme per la prima volta ad una società americana privata, quindi questo mondo del pubblico e del privato che inizia a dialogare ed è un'opportunità straordinaria per promuovere innovazione e ricerca. Abbiamo fatto 18 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ricerca ed esperimenti dal mondo scientifico, esperimenti dal mondo tecnologico, dell'industria ed esperimenti operativi proposti dall'aeronautica militare. Ecco, ci aiuta a capire perché spesso non ce ne rendiamo conto, gli esperimenti che fate nello spazio sono così importanti e che ricadute hanno per noi che siamo qui sulla Terra? Ma c'è innanzitutto un punto fondamentale che va spiegato, ovvero l'ambiente spaziale è un ambiente non riproducibile a terra, quindi queste condizioni di microgravità non possono essere riprodotte a terra, quindi andare nello spazio ci serve per utilizzare queste condizioni come laboratorio naturale di ricerca e innovazione. Quali sono i ritorni anche per incrementare la qualità della vita a terra? Faccio degli esempi concreti. Ho fatto degli esperimenti sulle malattie neurodegenerative, Alzheimer e Parkinson. Abbiamo sperimentato e visto come in microgravità l'aggregazione delle proteine amiloidi, che sono la causa di queste malattie neurodegenerative, si aggregano differentemente da come accade a terra. Quindi lo studio di questi fenomeni in un ambiente completamente differente aumenta e fornisce informazioni preziosissime agli scienziati. Abbiamo fatto anche esperimenti su come il sistema riproduttivo femminile possa essere eventualmente anche modificato e impattato dalle condizioni di volo spaziale. Immaginate quando andremo verso la Luna o verso Marte, anche le nostre colleghe astronauti donne avranno comunque il loro corpo esposto così come gli astronauti uomini. Abbiamo poi fatto esperimenti importanti dal punto di vista tecnologico con l'industria nazionale, che per la prima volta ha investito per volare a bordo di una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ho io stesso portato una tuta avanzata fatta da materiali innovativi antimagnetici, fire resistance, quindi ignifughi, dotati di sensori in grado di misurare e monitorare le condizioni di vita dell'astronauta mentre l'astronauta sta facendo queste operazioni. Immaginate questa tecnologia poi riproposta e riadattata a terra anche su esigenze, per esempio, dell'invecchiamento della popolazione normale. Bene, quindi tecnologie e innovazioni dal punto di vista dell'aeronautica, esperimenti importanti che cercano di studiare e capire come gestire fenomeni di sicurezza in volo. Lo spazio è sempre più affollato, si sta aumentando la popolazione di detriti spaziali. Ho provato un software, quindi un algoritmo sperimentale sviluppato dall'aeronautica per consentire anche agli astronauti, quando sono in volo, di calcolare il livello di rischio di impatto con questi detriti, mentre oggi tutto questo è fatto a terra. Quindi tecnologia che ha un duplice scopo: migliorare la qualità della vita sulla Terra, ampliare le nostre conoscenze scientifiche, la tecnologia di cui disponiamo, per poi ovviamente espandere la nostra capacità di esplorazione sempre verso mete più lontane. A proposito di capacità di esplorazione, ha parlato di Luna e di Marte. Quando ci torneremo sulla Luna e quando arriveremo su Marte? Ma la Luna è un obiettivo molto vicino, concreto, un programma che gli americani hanno già avviato. Ci sono molteplici paesi, Italia incluso, che hanno firmato gli Artemis Accord, quindi il programma è tornare progressivamente verso la Luna con missioni prima stile Apollo, quindi atterraggio, dopo pochi giorni si ritorna sulla Terra, ma poi con la costruzione di una prima stazione cislunare e poi infine tra qualche anno con un insediamento permanente sulla superficie che consentirà effettivamente all'umanità poi di aprire un nuovo insediamento sull'altro corpo celeste. Da lì tutto questo diventa un po' la palestra fondamentale per affrontare quelle sfide tecnologiche e scientifiche che ci serviranno per arrivare su Marte, che ancora oggi è una destinazione per noi astronauti non facile da raggiungere.